Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Oggi vi devo far vedere alcuni passaggi importanti per migliorare ancora di più la verticale. Per non rischiare di farci male. Quindi facciamo prima delle circondussioni. E poi riscaldiamo bene i polsi a terra. Importante riscaldare le palle. Facciamo sempre questo esercizio. Anche sciogliere bene le spalle. Per farlo possiamo usare un elastico o un bastone e fare questo esercizio per un po' di volte. Sciogliere le spalle aiutandoci con l'appoggio del divano. Per fare la verticale bisogna tenere gli addominali contratti, quindi ci esercitiamo con questa posizione per 10 o 20 secondi. Noi la chiamiamo barchetto o cucchiaino. Del corpo che è importante riscaldare prima di fare la verticale sono le gambe, per non rischiare di farsi male al momento dello slancio delle gambe verso l'alto. Bisogna fare allungamenti e slanci. Ora vi farò vedere come facciamo di solito. Prima ci mettiamo giù e slanciamo la gamba destra. E slanciamo la gamba fin su e dopo ritorniamo giù.
volta che ci siamo riscaldati per bene, possiamo iniziare a esercitarci con il primo passaggio per eseguire una buona verticale. È importante fare bene l'affondo o passo lungo e appoggiare le mani lontane dai piedi. Adesso vi farò vedere qualche esempio. Bisogna stare con le braccia avanti e una gamba sollevata e tesa dietro. Il primo modo per sentire se riusciamo a stare bene in equilibrio con le nostre braccia è fare la verticale su un rialzo, con i piedi appoggiati su un rialzo. Possiamo rimanere 10 o 20 secondi. Poi, quando ci sentiamo stabili, possiamo iniziare a portare una gamba sulla linea di verticale. Per portare le gambe sempre più in alto, possiamo utilizzare un muro, ma visto che siamo in casa, andranno bene anche una porta o un armadio. Un'altra cosa fondamentale per imparare a fare bene la verticale, bisogna sapere qual è l'atteggiamento che il nostro corpo deve avere quando siamo a testa in giù. Per esercitarsi a mantenere la posizione corretta, possiamo cominciare dalle verticali sulla testa. Appoggiamo le mani per terra e saliamo piano piano con i piedi lungo il muro. Quando questa posizione diventerà facile, possiamo anche avvicinare le mani e ci troveremo già in una buona posizione di verticale. Facciamo la verticale con la pancia contro il muro. È importante ricordarsi di nascondere bene la pancia e le costole e di spingere bene in alto con le mani e le spalle. All'inizio è sempre meglio appoggiarsi su un muro, su una porta o su un armadio. Ricordatevi che è molto importante
importante passare dalla posizione di affondo che vi abbiamo fatto vedere prima. Quando vi sentite più sicuri potete staccare i piedi e cercare di mantenervi in equilibrio. La versione più difficile di questo esercizio è fare la verticale al muro appoggiando completamente il dorso. Dalle spalle al sedere non deve passare neanche un filo d'aria. Per capire che posizione dobbiamo tenere, partiamo dalla posizione del plank, in cui il nostro bacino è retroverso, cioè sta in dentro e non in fuori. Ora facciamo sul serio. Via muri, porte e armadi. Ora non abbiamo più aiuti e dobbiamo mettere in pratica quello che abbiamo imparato finora. Iniziamo facendo uno slancio arrivando con solo una gamba in posizione di verticale, in modo da essere resistenti nelle braccia e nelle spalle, in modo da non farci male. La verticale è la base di ogni esercizio di ginnastica, quindi bisogna farla sempre bene. Un trucco per farla sempre bene è iniziare con un bellissimo e lungo affondo. E ora, se abbiamo imparato a eseguire tutti i passaggi e abbiamo fatto molta pratica, possiamo iniziare a fare delle vere e proprie verticali. Ricordatevi le regole. Affondo e appoggio le mani lontani. Slancio della gamba dietro per salire. Spingere in alto con spalle e mani. E mantenere una posizione corretta in verticale con il bacino retroverso. Per tanto tempo la nostra verticale, oltre ad avere una buona preparazione fisica, un trucchetto è appoggiare le mani a ragnetto, spingendo bene per terra con i polpastrelli. Quando faccio le verticali in casa, mi faccio sempre riprendere dalla mamma, così poi mi posso guardare e vedere se sono in linea con tutto il corpo oppure no. Grazie di essere stati con noi, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un bel like, ci vediamo nel prossimo video.